Ciao, sono Carlo Longo e questo video lo sto realizzando perché vorrei parlarti di un argomento ben specifico, ossia gli obiettivi, la ricerca degli obiettivi. Molte aziende ancora oggi vanno avanti senza guardare oltre il proprio naso, vanno quindi avanti solamente con delle strategie che magari hanno appurato, hanno utilizzato già, cioè, molti anni prima. Questo solamente perché pensano, è sempre andata bene, andrà bene anche in futuro. Ecco, questo è sbagliato, appunto, solamente quando poi si ritrovano un po' non so, in balia delle onde o comunque iniziano a riscontrare le prime difficoltà, allora solamente a quel punto pensano, ma sicuramente ho fatto qualcosa di sbagliato, avrei dovuto fare qualcosa prima, in precedenza. E la realtà, cioè la verità, è perché non avevo un reale obiettivo per guardare un po' oltre, è quindi importante stabilire un obiettivo. Questo obiettivo deve essere però chiaro. Quindi, come facciamo a creare proprio un obiettivo chiaro? Prima vediamo un po' la definizione anche di obiettivo e capiamo come è fatto. L'obiettivo è lo scopo, diciamo la meta, quello che si vuole raggiungere con un'attività, un'azienda, ma anche, diciamo, può essere anche un obiettivo personale. Io, ad esempio, voglio raggiungere un determinato obiettivo. Questo obiettivo deve avere però determinate caratteristiche, diciamo, delle specifiche molto, molto precise che ti dirò, andando avanti in questo video. Perché è così importante non agire d'istinto come fanno appunto molte aziende, ma anche molti freelance, ma avere un obiettivo chiaro? Potremmo stare qui veramente dei giorni a parlarne, però ho trovato una serie di, diciamo, di motivazioni per il quale appunto le aziende dovrebbero perseguire una finalità, quindi perseguire un obiettivo per il raggiungimento appunto di un qualcosa di reale. Fissare degli obiettivi serve per dare una direzione ben precisa a te o alla tua azienda. Se pensiamo per, diciamo, qualunque nostra azione, qualunque nostro desiderio, abbiamo un reale obiettivo. Se pensiamo ad esempio alle nostre vacanze estive, sappiamo già se vogliamo andare in montagna, al mare, a fare, non so, del trekking, eccetera, eccetera. E questo quindi è, diciamo, l'obiettivo. Questo obiettivo ci serve anche per capire come muoverci, quindi se ad esempio dobbiamo portarci il costume, se dobbiamo prendere la tuta da sci, tutta l'attrezzatura, diciamo, da sci per andare in montagna, oppure le scarpe da trekking. Insomma, dobbiamo avere tutti dei piccoli step che devono essere ben pianificati per far sì che quando andremo in vacanza tutto sia in ordine, tutto sia pronto appunto per divertirci. E più o meno deve essere così anche appunto per le aziende, per il nostro lavoro. Deve essere tutto ben stabilito in modo tale che le aziende abbiano ben chiaro dove vogliono arrivare e capire anche qual è tutto lo step, tutti gli step, tutte le azioni che dovrà svolgere per arrivare a quella determinata finalità. Questo ti permetterà di determinare quindi ogni singola azione e anche pesare ogni singolo sforzo, quindi dovrai riuscire a capire anche quanto lavoro dovrai impiegare per svolgere quel determinato pezzettino che ti serve per arrivare a un obiettivo. Quindi pesare, diciamo, gli sforzi ti può servire anche a capire se hai bisogno di un aiuto, perché magari per arrivare a quel determinato obiettivo hai bisogno anche di un team che svolge insieme a te determinate attività. Quindi è importante avere appunto un obiettivo e riuscire a capire dove arrivare. Altro punto molto importante: fissare degli obiettivi ti serve anche per capire come la tua azienda deve crescere. Qual è, diciamo, il fattore, quali sono anche magari le persone che devono crescere nella tua azienda.
Prova a pensare ad esempio a quando appunto non utilizzavamo ancora Google Maps appunto per arrivare a una determinata meta in un determinato posto. Magari non, dovevamo arrivare in diciamo in una zona che non conoscevamo ancora molto bene, quindi ci armavamo di una cartina, quelle cartacee, perché quella zona per noi era ancora un po' sconosciuta, un po' oscura, e solamente dopo magari essere andato la prima volta, la seconda volta, perché magari la prima volta ci abbiamo messo un quarto d'ora, la seconda volta 10 minuti, e poi magari la terza volta siamo riusciti a trovare la strada al primo colpo. Ecco, questo serve anche appunto all'azienda, quindi fissare un obiettivo serve all'azienda a capire qual è la sua area, quella, la sua area un po' oscura, quella dove ha ancora dei difetti, diciamo, a capire come migliorarla. Quindi fissiamo un obiettivo, magari la prima volta non centriamo proprio l'obiettivo proprio in centro. Però ci avviciniamo, quindi abbiamo modo di rivedere poi questo obiettivo, e magari la seconda volta già riusciamo a capire, diciamo, a migliorare questa attività o quest'area nella quale la nostra azienda non è molto, molto portata, molto forte. Quindi ti permette di far crescere quelle aree nel quale sei carente, ma ti permette, fissare degli obiettivi, ti permette anche di capire quali sono, perché senza fissare un obiettivo noi probabilmente magari punteremmo ancora su quelle determinate attività, quelle determinate aree, senza sapere che in realtà siamo proprio scarsi rispetto ad altre persone, rispetto ad altre aziende, altri competitor in quel determinato settore. Terzo punto, abbiamo parlato già anche negli altri due punti di persone, perché appunto stiamo parlando alla fine, anche se parliamo di obiettivi, parliamo in realtà di persone. Fissare degli obiettivi ti permette diciamo, incrementare, di migliorare anche il lavoro di gruppo, il lavoro di team. Questo perché solitamente quando guardiamo un po' dall'alto anche le aziende, vediamo semplicemente delle persone che cercano diciamo di migliorare se stessi, di migliorare, cioè in realtà più delle volte cercano di migliorare alla fine il proprio portafoglio, il proprio stipendio. Ecco, se noi riusciamo a far capire anche ai dipendenti, diciamo al nostro team, ma veramente tutti, cioè non solo, che ne so, al team del marketing, ma anche al reparto, non lo so, vendite, acquisti, eccetera, eccetera. Se riusciamo a trasmettere un obiettivo che sia veramente chiaro, tutte queste persone arriveranno appunto nella loro postazione di lavoro, arriveranno a lavoro carichi, con una motivazione in più, solamente perché appunto hanno in testa un obiettivo e sanno che saranno realizzati anche proprio internamente solamente dopo aver raggiunto quel determinato obiettivo. Quindi pensate quanto è importante appunto determinare delle finalità, degli obiettivi. Verranno eliminati tutti quegli screzi, diciamo quei malcontenti che magari diciamo, si rivolgono tra di loro i dipendenti, e anche appunto l'armonia dell'azienda sarà tutta un'altra cosa. Altro punto veramente fondamentale. Con un obiettivo o con degli obiettivi abbiamo la possibilità di capire anche qual è il progresso della nostra azienda o del nostro, diciamo, business, del nostro lavoro. Perché alla fine, se ci pensi, ogni azienda, anche la bottega, diciamo, del paese, ha in mente, diciamo, ha come sogno quello di, diciamo, il sogno da realizzare, quello di incrementare le proprie vendite, di crescere, magari di diventare anche un'entità ancora più grossa. Questo è nella mente di chiunque, questo, diciamo, questo spirito un po' imprenditoriale. Ecco, fissando degli obiettivi abbiamo la possibilità di capire, di monitorare piano piano come stiamo raggiungendo, diciamo, questa nostra crescita, come stiamo, insomma, possiamo monitorarla. Se ad esempio partiamo da zero e vogliamo arrivare a un numero con un numero a caso, un 100 di vendite, fissando appunto questo obiettivo che è il 100 di vendite, possiamo pian piano nei mesi capire a quale punto siamo arrivati, se siamo arrivati a 40 o sappiamo che siamo al 40% del nostro obiettivo.
Misurare quindi il progresso della nostra azienda, il progresso, il miglioramento del nostro obiettivo, ci permette anche di attuare o comunque di pensare, poi attuare delle strategie di marketing per arrivare poi al 100% dell'obiettivo, cioè appunto all'obiettivo finale. Ultimo punto, ma non meno importante, è la motivazione, perché appunto fissare degli obiettivi ci permette di darci una motivazione in più, una carica anche in più. Se pensiamo, fin da piccoli ci insegnano appunto a quanto sia importante andare a scuola, quanto sia importante non so, andare bene negli sport. Quindi ci danno un po' un obiettivo, andare bene a scuola per raggiungere appunto, che ne so, il lavoro dei propri sogni, oppure anche solo se pensiamo nello sport, arrivare primi in classifica, per andare, diciamo, al campionato successivo, se pensiamo ad esempio appunto a un riferimento un po' calcistico. È per questo che gli obiettivi sono importanti, perché ci danno quella adrenalina che se no non avremmo. Quindi anche se avremo dei momenti un po' negativi, perché quelli si hanno sempre, dei momenti un po' di magari dei trend un po' negativi, stanno andando male le vendite, appunto con l'esempio che abbiamo fatto prima, avere questo obiettivo ci dà sempre quell'adrenalina che ci fa superare anche le negatività e quindi di sperare sempre o comunque. E ve lo giuro, ce la farete ad arrivare a un determinato obiettivo. Arriviamo adesso al nocciolo della questione, ossia parliamo di come deve essere questo obiettivo. Si dice che appunto l'obiettivo debba essere SMART. Che cosa significa SMART? SMART è appunto l'acronimo di 5 parole che sono un po' quelle che guideranno un po' tutto il raggiungimento appunto degli obiettivi, come deve essere l'obiettivo e anche ti faranno capire come devi strutturare un po' la tua strategia, il tuo piano di marketing per raggiungere appunto l'obiettivo. La S di SMART sta per specifico, significa che il nostro obiettivo deve essere specifico. Quindi quando siamo lì che pensiamo al nostro obiettivo, dobbiamo sapere che deve, cioè dobbiamo fare in modo che sia il più dettagliato possibile, cioè non solo proprio la definizione un po' del nostro obiettivo, ma dobbiamo pensare anche a come raggiungerlo, quali sono le persone che ci possono aiutare a raggiungerlo, e anche la determinazione un po' che devi applicare per appunto raggiungerlo, e insomma il più dettagliato possibile, perché solamente in questo modo avrai ben chiaro quali saranno poi le azioni da includere nel nostro piano, anche un po' un piano di marketing se ci pensi, per raggiungere l'obiettivo. La M sta invece per misurabile. Un obiettivo non può essere tale se non è misurabile, ahimè. Lo so che alcune volte è complicato, sì, ci sono delle, diciamo, delle situazioni, degli obiettivi che sono facilmente monitorabili, come ad esempio se ci pensiamo al fatturato, oppure prima abbiamo detto le vendite devono essere 100, è facilissimo poi monitorarlo, arrivare, diciamo, a una determinata percentuale. Altre attività, diciamo, altri obiettivi invece sono meno misurabili. Questo però non vuol dire che non lo siano proprio per niente, quindi dobbiamo cercare di trovare comunque una quadra, un criterio di misurazione perché ci serve per capire se stiamo andando nel verso giusto o se stiamo andando proprio nel verso contrario e quindi abbiamo bisogno magari di riformulare proprio da zero il nostro obiettivo. Quindi importantissimo, bisogna stabilire un obiettivo misurabile. A invece sta per attuabile, conseguibile, insomma, perché appunto un obiettivo deve essere attuabile, deve essere reale, cioè tu devi sapere come poterti muovere per raggiungere quell'obiettivo, quindi appunto attuabile. Anche ad esempio per raggiungere un obiettivo magari avrai bisogno anche di, come abbiamo detto prima, di farti aiutare da delle persone, magari avrai anche un team che ti aiuta. Ecco, se non è attuabile,
Il tutto parte dall'essere chiaro, se è chiaro sarà poi attuabile e se è attuabile quindi le persone sapranno anche loro come aiutarti per raggiungere il tuo o il loro, perché in realtà sarà un loro obiettivo. Quindi mi raccomando, deve essere un qualcosa di reale, qualcosa che si può realmente raggiungere. È importante questo punto, cioè quello appunto di essere conseguibile, perché può capitare che appunto faremo durante la nostra strada faremo degli errori, qualcosa che insomma dobbiamo rimetterci un attimo in sesto e se non è attuabile non sapremo più qual è la strada giusta per correggere un po' il tiro, per correggere i nostri errori. R sta per realistico ma anche raggiungibile, perché come abbiamo detto l'obiettivo deve essere anche un modo per motivarti. E che senso ha motivarsi, diciamo automotivarsi, se poi si sa già che si sta puntando a un qualcosa di non raggiungibile? Diciamo se sarebbe solamente un po' una perdita di tempo. Per raggiungere appunto un obiettivo deve essere, un obiettivo deve essere appunto raggiungibile, abbiamo detto, ma per far sì che questo accada dobbiamo capire anche un po' la situazione, un po' il contesto, dobbiamo valutare un po' anche tutti gli strumenti, insomma i tool che abbiamo a disposizione, quindi per essere raggiungibile un determinato obiettivo magari ci servono degli strumenti e se non li abbiamo è chiaro che questo obiettivo non sarà mai raggiunto. È importante un po' anche lo stato mentale, perché appunto quando fissiamo un obiettivo, un po' cuore e cervello dovranno essere sincronizzati per capire se possono raggiungere quel determinato obiettivo, se hanno a disposizione le persone, l'aiuto, l'amore anche che servirà per raggiungere quel determinato obiettivo, se si hanno, se le persone che ci aiutano e se noi abbiamo diciamo, gli strumenti che servono per realizzare diciamo, per arrivare a quella finalità. Attenzione perché appunto abbiamo detto cuore e cervello diciamo, si disconnettono se l'obiettivo è troppo distante, ma attenzione perché si disconnettono anche se l'obiettivo è troppo vicino. Se appunto pensiamo, se abbiamo l'obiettivo di perdere peso, se il nostro obiettivo è perdere, non so, 300 grammi, mezzo chilo, appunto anche la nostra volontà, il nostro morale non ci aiuterà a raggiungere quel determinato obiettivo. E d'altro canto, se il nostro obiettivo è perdere, 180 kg, chiaramente anche lì è molto complicato. Comunque può essere un obiettivo raggiungibile, ma magari prima abbiamo bisogno di altri obiettivi intermedi, degli step intermedi per raggiungere quell'obiettivo. Quindi è importante che un obiettivo sia raggiungibile. La T è l'ultima lettera che forma la parola smart e con T si parla appunto di tempistiche, perché quando fissi un obiettivo devi fissare anche un tempo, diciamo una scadenza, un qualcosa che ti stimoli appunto a raggiungere, a darti maggiore carica, a raggiungere l'obiettivo. Anche lì le tempistiche sono fondamentali perché è inutile fissare un obiettivo, dire l'obiettivo un po' della mia vita, quindi tra non so 50 anni è questo. No, non ha senso perché il nostro cervello non attuerà quelle attività, quei piccoli step che serviranno per raggiungere quell'obiettivo. Invece, appunto, un obiettivo che è sensato, che abbia appunto una tempistica, è ad esempio quello che si può svolgere nel giro di 6 mesi, un anno. Questo ti servirà anche per avere una maggiore analisi, un maggior modo di analizzare gli obiettivi. Magari il nostro obiettivo finale è appunto un anno, la tempistica è di svolgerla, di raggiungerla in un anno, e in 6 mesi possiamo capire appunto se siamo arrivati alla metà, al 50% dell'opera. Se non avessimo una tempistica, non riusciamo a dire ok, siamo alla metà dell'opera. Quindi appunto è importante la T, cioè anche se è l'ultima lettera, ma è comunque importante, cioè la tempistica. Te li ho detti un po' in italiano questi acronimi, ma in realtà sono, diciamo, traduzioni che vengono dall'inglese. Infatti alcuni preferiscono aggiungere allo smart anche una parte finale, smarter, aggiungendo altre due parole.
Una parola è exciting, cioè eccitante, insomma, un qualcosa che deve essere coinvolgente. Appunto, molti pensano che, ed è vero, per raggiungere un determinato obiettivo devi essere anche tu coinvolto, devi essere anche tu eccitato, contento, insomma, per dirla un po' facile, di poter svolgere quelle attività per raggiungere quel determinato obiettivo. Quindi questo punto è quel punto che fa rientrare anche un po' tutte le emozioni. Devi essere contento, solamente essendo contento tu potrai raggiungere delle mete che prima, cioè, che con il morale un po' sotto le scarpe non potrai mai pensare di raggiungere. E poi l'ultima parola che è recorder. Ossia registrato, e con registrato si intende qualcosa di scritto, perché quando si stabilisce un obiettivo, cioè non dobbiamo averlo così tra la mente, poi quando ci ritornerà in mente, ok, lo proviamo a svolgere, proviamo a raggiungerlo. No, dobbiamo prendere appunto carta e penna e scriverlo. Se siamo un po' più digitali, magari prendiamo il nostro PC, il nostro cellulare, il nostro tablet e cominciamo a scriverlo. Ma è importante appunto che sia scritto. E non è importante solamente scriverlo, ma è importante anche averlo anche sempre a portata di mano. Quindi per questo ti dico di utilizzare magari il cellulare o il PC, perché magari lo utilizziamo ogni giorno, magari appunto per lavoro, se sei un'azienda lo utilizzi per lavoro e hai sempre lì quegli obiettivi. Magari in una cartella che utilizzi spesso, oppure se preferisci utilizzare carta e penna, che sia un foglietto che tieni sempre vicino a te o sempre vicino al PC, perché appunto questo obiettivo ti servirà, rileggere questi obiettivi ti servirà per darti una motivazione in più, e anche se appunto è una giornata negativa, ti servirà per darti quella spinta, quella motivazione per concludere la tua giornata in modo positivo, avendo raggiunto appunto un obiettivo, oppure un obiettivo intermedio. Adesso vorrei parlarti della differenza tra un obiettivo smart e un obiettivo un po' generico, diciamo, chiamiamolo obiettivo normale. Obiettivo smart significa anche farlo, cioè significa anche intelligente, quindi vuol dire farlo, diciamo raggiungerlo e anche impostarlo in modo intelligente, usando la testa. Per fare una differenza tra questi due tipi di obiettivo, un obiettivo generico può essere, come abbiamo detto prima, magari voglio perdere peso, non ci sono dettagli, non si capisce quando, come si dovrà raggiungere questo obiettivo. Un obiettivo invece intelligente, smart, è quello che dice e che scrive, appunto. Voglio perdere 30 kg nel giro di un anno, ma attuando un allenamento specifico, magari facendo 30 minuti di corsa ogni giorno e 3 volte alla settimana andare in palestra e svolgere quei determinati obiettivi. Questo è importante, cioè essere più specifici possibili è importante perché ci permetterà di creare un piano dettagliato. Entrano un po' in gioco quindi questi ragionamenti un po' di economia, un po' di marketing, del pianificare un po' tutto, tipo pianificare le spese, ma in questo caso è pianificare appunto le attività che andiamo a svolgere. Quindi, ad esempio, se diciamo voglio incrementare le mie vendite, quello è un obiettivo un po' generico, un obiettivo normale. Se invece diciamo voglio incrementare le vendite facendo l'uso di un sito internet che sia appunto ottimizzato a livello SEO, che abbia i suoi forum di contatto, diciamo ogni settimana mi arrivino 5 richieste di contatto, richieste di preventivo. E magari attuando un piano di presenza online attraverso i social network e quindi anche quali social network. Ecco, quindi questo è un obiettivo molto, molto specifico, molto chiaro, un obiettivo che potrebbe andare bene. Chiaramente devono, devono, deve, devo, dobbiamo includere tutti i 5 punti che abbiamo detto prima, compresa appunto anche la tempistica.
Inoltre, un'altra differenza tra queste, diciamo forse l'ultima differenza tra queste due tipologie di obiettivi è che l'obiettivo smart è stimolante, mentre l'obiettivo generico non dà emozioni, diciamo non include anche le emozioni. Se dico voglio perdere peso, non è un obiettivo che mi mette veramente, diciamo, il cervello in quella modalità di dire ok, da domani, da oggi, da ora, comincio facendo questo. Invece con un obiettivo smart, diciamo, cominci subito a pianificare, cominci subito a mettere nero su bianco quali saranno i passaggi che devi svolgere per raggiungere questo cavolo di obiettivo. Ok, arriverei all'ultimo punto un po' di questo video. Si parla sempre di obiettivi, ma ti volevo dire quali sono i metodi per stabilire un po' un obiettivo. Questi sono un po' metodi di crescita personale, ma possiamo, oltre alla crescita personale, al brand personale, possiamo attuarle anche per un'azienda, volendo, o per un libero professionista, insomma un business. E sono un po' i metodi che ho imparato negli anni e che ho anche attuato e sto attuando tuttora. Il metodo che sto attuando tuttora, sto attuando insomma in questo periodo, è quello metodo delle 12 settimane. Che cosa dice il metodo diciamo, l'obiettivo delle 12 settimane? Ti impone di scrivere, perché appunto dobbiamo sempre scrivere, un obiettivo ogni 12 settimane. Cosa significa ogni 12 settimane? Ogni 3 mesi. Quindi abbiamo 4 obiettivi in un anno, alla fine diciamo, di ogni 3 mesi, e questo ci permette di lavorare un po' per step, cioè abbiamo prima un obiettivo, poi un secondo obiettivo, un terzo e poi un quarto. Cioè mettere 4 obiettivi non significa che bisogna lavorare subito su tutti e 4 gli obiettivi, ma magari cominciare col primo, poi concluso il primo, il secondo, poi il terzo e poi il quarto. Questo obiettivo, diciamo, questo metodo non si ferma qui, perché prevede che per ogni obiettivo, quindi per ogni trimestre, noi lo prendiamo e lo spezzettiamo un po', creiamo dei piccoli step, delle piccole attività da raggiungere. Magari di quei 3 mesi lo dividiamo in tre, quindi facciamo 3 piccoli step. Quindi un obiettivo diventa 3 step da svolgere ogni mese, o se vogliamo, se un obiettivo magari anche un po' più grosso, un po' più macchinoso, che richiede più passaggi, possiamo anche suddividerlo magari in settimane. Quindi questo è il metodo delle 12 settimane, diciamo l'obiettivo suddiviso, l'obiettivo annuale suddiviso in 12 settimane. Il secondo metodo invece è quello della vision board. Che cosa significa metodo appunto vision board? Significa avere sempre con sé o comunque a portata di mano, quello che dicevamo prima, un qualcosa di visivo, perché il più delle volte possono essere anche solamente le immagini a farci lavorare, diciamo a far lavorare il nostro cervello e capire come dobbiamo programmare, come dobbiamo svolgere le nostre attività. Vision board quindi può essere ad esempio un cartellone, diciamo un qualcosa di abbastanza grosso, di visibile, che abbia un'immagine, un qualcosa che ci stimoli a migliorare o comunque a raggiungere un determinato obiettivo. Ti faccio un esempio stupido, magari un esempio di vision board può essere un quadro che raffiguri ad esempio la muraglia cinese. Questo magari per il 90% delle persone può significare nulla, può sembrare semplicemente un quadro che raffiguri appunto la muraglia cinese, la Cina, però diciamo per chi ha creato quel quadro, per chi sta impostando questo obiettivo, magari può voler dire che nel prossimo anno ha l'obiettivo di espandere la propria azienda, espandere il proprio business, il proprio commercio anche in Cina. Quindi raggiungere appunto la muraglia cinese. Quindi appunto è semplicemente un'immagine, semplicemente un risveglio un po' visivo che per molti non significa niente, ma deve essere un'arma appunto personale, un qualcosa che a noi ci stimoli qualcosa, cioè che ci porti a raggiungere un determinato obiettivo. Ok, per il momento è tutto.
più o meno abbiamo ripercorso un po' tutte le, diciamo, gli step per far capire che cosa si deve fare per raggiungere per creare un obiettivo. Quindi prima abbiamo detto qual è la definizione, poi abbiamo detto un po' come si compone un obiettivo, diciamo l'obiettivo SMART, SMART, abbiamo detto cosa significano, e poi ti ho dato anche due esempi per impostare un po' il tuo obiettivo SMART. Ciao!